Dalm, hanno spiegato un po' di cose in questa puntata, dai. Siamo in dirittura d'arrivo. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale. Ficcia Channel, sono Maga, lui è Dalm e oggi, come tutti i lunedì da qualche settimana a questa parte, parliamo della recensione dell'ultimo episodio di WandaVision. Commentate, condividete e mi piacciate questo video. Oggi vi parleremo del sesto episodio di WandaVision. Siamo ormai in dirittura d'arrivo, mancano tre episodi e questo episodio fa un po' da ponte a dai primi cinque episodi over the top ai prossimi tre che praticamente andranno a chiudere queste vicende molto rocambolesche. Abbiamo una sigla subito che ricorda moltissimo Malcolm e mi ha fatto straridere. Cioè, lì obiettivamente è la vita della famiglia un po' così scanzonata e divertente, quello che vorrebbe probabilmente la nostra protagonista, ma non avrà mai. E diciamo che la sigla, penso, l'abbiano riconosciuta un po' tutti. Sì, le note di Malcolm in the Middle si notano tutte, così come anche i due gemelli che parlano in macchina, che parlano praticamente guardando la videocamera, guardando gli spettatori, si rifà subito a quella serie che tutti noi abbiamo amato negli anni, primi anni 2000. È una serie, sì, che presenta una regia più riferita appunto a delle serie comedy anni 2000, però dovrebbe essere ambientata negli anni 90 o comunque a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, siamo lì come temporalmente parlando. Anche perché ci sono delle cose che risaltano, come i videogiochi che erano usciti durante gli anni 90, a cavallo 90-2000 e tutto il resto. Però comunque secondo me è una puntata che è volutamente piena di easter egg del mondo dei fumetti. E possiamo anche spiegarli molto velocemente, semplicemente ragazzi, sia WandaVision che Pietro che i due bambini hanno i costumi dei supereroi dei fumetti, quindi questo qua hanno fatto un richiamo più o meno voluto di personaggi come Wiccan, che è il bambino, uno dei due gemelli, e l'altro è Speed, con ovviamente Quicksilver che è Pietro e Visione Scarlet con i costumi classici delle prime apparizioni o comunque dei primi anni di lavoro fumettistico dei due supereroi. Maga parte sempre con la quinta inserita, non fa neanche scaldare i motori, ma contestualizzando perché ci sono questi costumi, perché è la serata di Halloween, quindi anche sai lì... Sai che lo davo per scontato? Era scontato, effettivamente dovremmo anche dirlo sta roba. Ma non è poi così scontato, perché è comunque una puntata uscita praticamente la settimana prima del Martedì Grasso, nel senso che è il periodo di carnevale, quindi ci sta anche come puntata, sebbene sia appunto ambientata il 31 di ottobre, in realtà in questo periodo appunto siamo nel pre-carnevale. Però sì, è una puntata molto particolare perché troviamo tanti elementi che vanno un po' a correggere il tiro su alcune delle supposizioni che noi spettatori siamo fatti con i primi sei episodi. Ce ne sono tantissimi, il primo che mi viene in mente è appunto, essendo la serata di Halloween, la città è colma, zeppa di bambini, piena. E cosa che in realtà è una nota che sottolineava Visione alla fine dello scorso episodio, prima che si presentasse Pietro alla porta, aveva chiesto a Wanda, ma i bambini... ando stanno i bambini, che è sempre vuoto il parco qua fuori. E adesso Pietro ha chiesto a Wanda dove, come mai ci sono tutti questi bambini, quindi esatto, c'è qualcosa che non va. E anche tornando a tutto quello che abbiamo visto, anche al rapporto tra Pietro e Wanda, si va a scavare un po' nel passato, si vede anche quando fanno un po' di dialogo tra i due, riparlano un po' del passato, anche quando avevano preso tipo la malattia, che avevano fatto dolcetto scherzetto con i due personaggi bambini che ricordavano Nick Fury e Vedova Nera, fa riderissimo sta roba, però lei aveva palesemente una faccia da chi non si ricordava questa roba qua, quindi questo qua mi fa pensare... è qualcosa di inventato, sono due mondi diversi, c'è veramente questo multiverso. Secondo me sarà tutto molto più calmo e tranquillo. Hanno voluto giocare, secondo me, quelli della Disney su questa roba qua, e spero sinceramente di venir smentito nei prossimi episodi. E ditemi se Pietro è veramente il Pietro dell'universo X-Men, vi prego.
Allora, lì la cosa si fa molto più interessante in realtà di quanto ci aspettassimo, perché appunto abbiamo un Pietro che ha tutto quanto il background dell'Aaron Taylor Johnson, quindi del Quicksilver che ci lascia le penne in Age of Ultron, ma ha le sembianze e anche il comportamento molto spavaldo del Quicksilver che conosciamo dall'universo X-Men. Quindi o c'è stata una fusione tra anima e corpo del Pietro deceduto e il Pietro proveniente da un altro universo, oppure quello è un Quicksilver proveniente da un'altra linea parallela, da un altro universo in questo multiverso, che ha sia le conoscenze del Pietro dell'MCU e anche le conoscenze del Pietro della Fox. Potrebbe starci un po' per inoltrare questo multiverso che probabilmente andrà scavato molto più a fondo nelle prossime puntate e nel film di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La cosa invece che era è che ha buttato l'amo per, potrebbe essere, quella che potrebbe essere la nascita degli X-Men nel mondo MCU, è il fatto che restare dentro all'ESA, a questo Hex, a questo diciamo mondo generato da Wanda, si incorrono in problematiche a livello fisico strutturale del proprio DNA, cosa che sta succedendo a Monica. Sì, quello lì secondo me è un po' lo sviluppo che hanno voluto dare, perché lei diventerà, aspetta che mi ricordo più, Proton, esatto. nei fumetti, quindi magari anche uno sviluppo dei poteri così diciamo reale ipoteticamente potrebbe starci benissimo. Quello che secondo me, Dalm, dovremmo dire di questo episodio è che hanno voluto spiegare tante cose, fare dei riferimenti ufficiali, anche la storia dei dialoghi. Ho letto una lista infinita di easter egg, tanti me ne ero accorti, tanti no, anche lo Shangri-La. Tutti quei termini che magari noi amanti dei fumetti abbiamo visto, e anche visto poco, bisogna dire... onestamente parlando, ci sono messi lì secondo me per deviare il lo spettatore e anche il lettore di fumetti e farci fare le solite seghe mentali. Dai, ormai lo diciamo in ogni video, ma è la verità. Secondo me sarà molto più terra a terra, molto più semplice, anche perché secondo me anche quando parlano del personaggio che ha fatto entrare Proton, praticamente quella che diventerà Proton, non mi ricordo il nome, come Monica. Si chiama? Monica, alleluia, nell'ESA. Secondo me è un personaggio noto, è un personaggio che conosciamo, e secondo me sarà divertente e bello vedere questa roba qua. Tanto più spero invece che tutto il fatto che la memoria di Wanda non va, chi mi ha messo qua dentro, eccetera, sia Mephisto, continua a dirlo che c'è, per il patto con il diavolo, per tipo avesse fatto come... Hai presente nei fumetti quando che Spider-Man fa il patto con il diavolo e nessuno si ricorda più del matrimonio tra Mary Jane e Spider-Man? Bene, qua secondo me lei non si ricorda cosa aveva combinato, perché lui sapeva che aveva il potere di fare sta roba qua e l'hanno messo dentro. So che anche qua mi sto arrampicando con le unghie e con i denti negli specchi, però secondo me c'è un fondo di verità. Il problema di questo MCU è che si basa molto sulla scienza e molto poco su eventi magici e eventi religiosi, possiamo dire, la butto lì proprio terra a terra. E quindi il fatto di dire, oh, Mephisto esiste, stonerebbe un po'. Bisogna vedere se veramente ci fosse appunto Mephisto che trama tutta questa cosa, vedere come appunto l'hanno implementato nell'MCU, capire un attimo se deriva da un universo stile Dormammu in Doctor Strange. Anche secondo me sì. Quindi capire un attimo. Spiegami la pubblicità se no. Dimmi, spiegami la pubblicità se no. La pubblicità, ragazzi, in questa pubblicità è quella che forse è quella che fa più ragionare, perché ha una metafora molto più recondita rispetto agli altri spot. Se gli altri spot richiamavano perfettamente degli eventi riconoscibilissimi, questa era un po' più velata, perché abbiamo questo bambino in questa isola deserta che sta morendo di fame, morendo di solitudine, e già qua c'è anche un richiamo a ciò che dice Wanda a un certo punto nell'episodio. E a un certo punto arriva questo squalo mega figo sulla tavola da surf che gli offre un vasetto di yogurt. Questo vasetto di yogurt potrebbe salvarlo. Quindi una sorta di diavolo tentatore, questo squalo.
dicono sempre che il diavolo sta nei dettagli, la magia, quando fai qualcosa con la magia ti ritorce sempre contro, la magia ha sempre un prezzo, quei discorsi là soliti da mago e da illusionista. Insomma, dai, quella lì era, secondo me, è molto anche inquietante. Abbiamo già visto anche la scena inquietante, anche quando parla con Pietro, si vede Pietro ucciso con i proiettili, che dopo lì è sempre stata una roba strana che Quicksilver fosse ucciso da dei proiettili che poteva tranquillamente schivare, eccetera, però questo è tutto un altro discorso. Quindi, secondo me c'è qualcosa di macabro e di esoterico dietro, tanto più che i poteri di Pietro sono uguali a quelli di Quicksilver, la super velocità, là fregano le robe, spaccano tutto, ed è comunque un comportamento da Pietro anche nei fumetti è molto così sopra le righe, ma anche comunque in Avengers non era così tranquillo, era comunque una testa calda. E anche Agnes Dalm, che vestita da strega così a un certo punto aveva cominciato a sclerare male, perché più si allontanavano da Wanda e più perdevano l'influenza di Wanda, e questo secondo me è una cosa importantissima da tenere presente da qui a per sempre nel Marvel Cinematic Universe. La chiave di lettura può essere un'altra, oltretutto, che Wanda stia concentrando il suo potere più verso dove vivono, e che quindi questo potere concentrico al centro sia molto più potente per tenere viva per tenere alta la scena, diciamo. Man mano che vai verso l'esterno, ci sono personaggi che si buggano, che fanno gli stessi movimenti tipo manichini, ci sono personaggi... Quanto triste è stata la lacrima lì. Mamma cioè, mia. Lì nella sua propria vista c'è proprio... Mi ha un po' turbato, per come dire, cavolo, siamo dentro incastrati, veramente bravi, bravi lì, bravi. Visione appunto cerca di uscire dall'ESA per capire che cacchio sta combinando sua moglie, e quando esce, a parte di trovarsi di fronte a una schiera di soldati dello SWORD, comincia anche a sgretolarsi perché lui non può sopravvivere al di fuori appunto di questo ESA. E Wanda, di tutta risposta, che fa? A parte che qua cominciamo già a vedere i poteri di Wiccan, di Tommy e Billy, perché appunto Billy sviluppa i poteri da stregone come la mamma, e Tommy invece corre all'impazzata come un velocista di tutto rispetto, come lo zio. E Wiccan sente le voci di suo padre che sta praticamente morendo, e allora Wanda fa? Wanda capisce, fa 1+1 ed espande questo campo di energia che tiene viva la scena. E ci vanno di mezzo praticamente tutti quelli dello SWORD, compresa Darcy, non si sa Monica che fine abbia fatto, ma i tre capi supremi dello SWORD invece riescono a scamparla, quindi... Guarda, quell'attrice lì sarà importantissima secondo me nelle prossime puntate, sono curioso di vedere se riuscirà a tenerla sotto il proprio controllo, visto l'intelligenza che ha e comunque anche il peso per la storia, ma ti dirò di più. Quello che secondo me hanno fatto capire è che Wanda non si ricorda niente, non può ricordarsi niente così dal nulla. Se tu fai un patto con il diavolo e il diavolo ti dice ti ridò la tua famiglia, bene, se tu non interferirai con i miei affari, mettiamola così, Dalm, lei non si ricorda, Visione non si ricorda, i bambini sono nati dal nulla, cioè... Ragazzi, questo è... Sono tanti riferimenti, specialmente per i fumettari come noi. E secondo me stanno veramente buttando le basi per qualcosa di molto figo. Tanto più che lo SWORD appunto viene distrutto, diventa un circo, come dire, una presa in giro. E questo mi è molto piaciuto. E io sono troppo curioso di capire dove stanno andando, chi gli ha dato una mano ad entrare in questa bolla la prima volta. Speriamo che nei prossimi 3 episodi, praticamente sulla carta ragazzi mancheranno 1 ora e 20 di episodi, perché sono 3 episodi che durano 25, mezz'ora l'uno circa, quindi ormai siamo verso il finale. Anche questa puntata non è stata così stratosferica come le prime 5, molto bella, molto serrata, non ha annoiato, ma si vede che è una puntata che fa un po' da ponte. Quindi, è come succede poi in molte stagioni di serie TV, ci sono questi episodi che verso il finale staccano un po' la linea narrativa per preparare ciò che sarà poi il pezzo finale in tutto e per tutto, quindi... Secondo me, Dalm, hanno buttato dentro tutto quello che potevano a livello di easter egg per far depistare il più possibile dalla realtà.
hanno cercato di dare dei tocchi di classe qua e là con delle chicchette fumettistiche e anche di narrazione con richiami all'MCU e al mondo fumettistico. Ho letto, e non me ne ero assolutamente accorto, quando Wanda colpisce Pietro che stava sparando lì le sue robe. Nella tomba c'è scritto J.M. Sammelman. Sai chi è? No. È il regista di seconda unità di produzione di WandaVision, nonché di Fantastici 4 e del remake orribile di Fantastici 4. Ossia. Cioè, quindi loro cercano sempre di buttare dentro delle robe divertenti dappertutto, cercando di far sognare i fan, e dopo li riporteranno, ma vedrai come ritorneremo terra a terra. Secondo me devono introdurre un nemico nuovo, e se non mettono dentro Mephisto, il nemico è veramente Wanda. Io te la butto lì, questa è una cosa che non ho letto, che mi è venuta fuori ragionando a freddo, e mi è venuto in mente guardando, o meglio, mi è venuto in mente collegandolo ad Endgame. Tu, quando gli Avengers vanno indietro nel tempo a New York, Hulk, Bruce Banner, ha il compito di andare dal Supremo, dal capo, dall'antico appunto di Doctor Strange, per chiederle appunto il permesso di portarsi via le gemme, per il permesso di ribaltare un po' la linea spazio-temporale, no? E lei si è dimostrata, l'antico, facciamo maschile, si è dimostrato, conoscitore supremo anche delle gemme, il fatto che siano nate dal Big Bang, che sono quelle che tengono unito lo spazio-tempo, che se ne tiri via poi succede il macello. Quindi, visto che Wanda ha comunque in sé il potere generato da una gemma dell'infinito, se questa gemma dell'infinito, lei completamente in solitudine, completamente destabilizzata dal fatto che sia morto suo marito e che si senta così sola, quindi parliamo di eventi pre-WandaVision, avesse in qualche modo cercato riparo, cercato un aiuto e avesse invocato un qualche tipo di entità legata alla gemma, una sorta di custode come lo è Teschio Rosso sul pianeta Vermir con la gemma dell'anima, se fosse una sorta di entità molto... non dico Mephisto in sé, ma proprio magari un'entità malefica, malvagia, che le ha detto, boh, io ti do tutto, ma ti tolgo tutto anche, compresi i ricordi e quant'altro. Se non è Mephisto, poco ci si avvicina, perché per me Mephisto è tanto, tanto forzato, devono essere dei geni di sceneggiatore ad avercelo messo dentro. Se c'è, allora, non deve stonare. Un'altra cosa che mi fa sempre pensare a Mephisto, e ovviamente l'ho vista perché ho letto un po' di articoli, guardato un po' qua e là, nella traduzione italiana si sono persi delle piccole chicche anche verbali. Pietro dice piccoli demoni, quindi demonic spawn ai bambini, ai due gemelli. Quindi di conseguenza magari ti fa sempre pensare, ma secondo me o mi stanno depistando come poche cose nella vita, e non sarebbe sbagliato, oppure tutti stiamo capendo da che parte vogliono andare. Sono proprio curioso, datemi le altre tre puntate. Sì, è anche vero che mettere dentro un'entità come Mephisto potrebbe dare il là ad un altro stile narrativo dei Marvel Studios. Finora è stato uno stile molto più cosmico, molto più neanche legato alla magia, però molto più fantascientifico. Inserendo personaggi come Mephisto si aprirebbe un altro stile narrativo che sarebbe più nelle corde di Doctor Strange, e quindi magari rendendo tutto ciò che è appunto molto esoterico un nuovo modo di presentarci gli eventi nelle prossime fasi Marvel. Non sarebbe del tutto sbagliato. Gli ultimi tre episodi nascondono la chiave di ciò che sarà il Marvel Cinematic Universe d'ora in avanti. Ok, quindi restiamo qua sintonizzati tutti quanti con il mondo virtuale Official Channel, ragazzi, che ne parleremo, e ne parleremo tantissimo, specialmente il video finale sarà una mega chiacchierata su tutto quello che guarderemo. E noi abbiamo finito, possiamo anticiparvi che parleremo comunque sempre di fumetti, arriverà anche la recensione di Wonder Woman, che purtroppo non uscirà al cinema, non la facciamo subito uscire. Il tempo che sia io che Dime la guardiamo un attimo e dopo ci ragioniamo un attimo a mente fredda, e dopo ve ne parliamo, e magari vi parleremo anche di questa idea di Warner di mandarla fuori in digitale.
Poi abbiamo tantissime statue per voi, molto molto fiche. E magari avete visto qualche anticipazione dai nostri profili di Instagram, quindi restate sintonizzati perché di supereroi, del mondo supereroistico e non solo, ve ne parleremo alla grande. Noi vogliamo sapere, per chi è arrivato fino a qua, se vi piacerebbe una rubrica così anche per le altre serie Marvel, visto che il 19, no, il, insomma a fine marzo inizierà Falcon e The Winter Soldier. Se vi piace, se magari vi dovesse far piacere il video del lunedì, potrebbe essere l'analisi della puntata settimanale di Falcon e Winter Soldier, così come poi per Loki e quant'altro. E noi vi ricordiamo che abbiamo tanti social, e quindi iscrivetevi per seguirci assiduamente, e abbiamo anche dei profili che potete, dove potete interagire, contattarci e supportarci, quindi avanti tutta. Bene, hashtag sono virtuale e ci vediamo ragazzi a un prossimo video. Ciao! Ciao amici!